Ricordo, per me è indelebile, è una giornata così triste, non si può assolutamente dimenticare. E invitai a cena anche Pierpaolo Marino, il direttore sportivo, e mi ricordo che eravamo quasi per cenare, eravamo io, mia suocera, mia moglie, Pierpaolo Marino e il bambino piccolo, io avevo un bambino che aveva 2 anni. E a quel punto lì, mentre stavamo proprio per mettere la forchetta in bocca, successe questa scossa e Pierpaolo si accorse subito che era il terremoto e gridò: "Terremoto, terremoto!" Noi eravamo al piano terra e io mi precipitai subito, capendo che quello che aveva detto Pierpaolo, mi precipitai subito a aprire il portone, ma purtroppo il portone era elettrico, non c'aveva la chiave attaccata e diventò tutto buio. Io a un certo punto mi precipitai, mi sono messo a rompere i vetri per mettere in salvo il mio figlio, la prima cosa che ho pensato, però non ci riuscii, mi tagliai tutta la mano e nonostante tutto ho avuto la freddezza di entrare dentro casa, nel comodino, prendere la chiave e in quel momento ho aperto il portone, ho messo tutte e quattro le persone in salvo, le ho fatte uscire da casa. E la gente che c'era fuori mi disse che il nostro palazzo è rimasto in piedi per i quattro pilastri centrali, mentre tutti gli altri pilastri laterali erano tutti in pratica troncati. Quel giorno rimarrà sempre nel ricordo mio come una giornata la più brutta della mia vita. Non si può dimenticare un evento così, così importante che fece un sacco di morti. Purtroppo mi ricordo il centro che era devastato le case erano state inghiottite, il terreno si è aperto. Insomma, è un evento che la natura purtroppo dimostra quanto è forte e quanto è più forte di noi in alcuni momenti. Quell'esperienza mi ha insegnato tante cose, mi ha insegnato che ci sono cose molto importanti che bisogna cercare di godersi nel momento in cui sei in vita, perché da un momento all'altro può succederti di tutto. Mi insegnò soprattutto il fatto che questi eventi in un attimo ti portano via i veri valori della tua vita, la tua famiglia, i tuoi amici. Ed è sicuramente un qualcosa che è peggio di quello che io ho subito e che abbiamo subito tutti quanti. Sicuramente non si subirà nei momenti difficili della nostra vita perché è un segno che ti rimarrà nel cuore per tutta la vita. Mi ricordo la faccia di mio figlio che aveva 2 anni e si accorse anche lui che stava succedendo qualcosa di grave. Diciamo che un evento del genere, ripeto, non si potrà mai dimenticare. Io quando mi chiedono di raccontare quell'episodio del terremoto dico sempre, inutile che ve lo racconto, certe esperienze per capire. Capirle veramente bisogna viverle, perché se non si vivono non si potranno mai capire. Con questo saluto tutti gli amici di Avellino, la città di Avellino e sempre forza Avellino, sperando che l'Avellino ritorni nel più presto possibile alla Serie A, quel campionato che secondo me più gli compete, che ha dato tante bellissime soddisfazioni a tutti i tifosi irpini e a me soprattutto. Sono Beniamino Vignola e dopo 40 anni ritorniamo a sentirci. Siamo tutti qui a ricordare un tragico giorno, una domenica iniziata molto bene, con un clima forse troppo caldo per quella che era la stagione, una partita vinta meritatamente sul campo al Partenio, sempre con l'aiuto del nostro pubblico, e finita poi in un modo molto tragico. Ogni anno il 23 novembre per me è un giorno molto triste ed il ricordo mi porta a quei giorni. Io ero molto giovane, andai ad Avellino con grandissimo entusiasmo perché trovavo la Serie A e avevo l'opportunità di mettermi in mostra in un campionato molto avvincente. Arrivai in una città molto lontana da quella che era la mia città. Io sono a Verona e vivo a Verona.
e soprattutto con una penalizzazione di 5 punti visto il calcio scommesse dell'anno precedente. Quindi partì già come un'impresa quasi impossibile. Dopo qualche domenica arrivò questo terremoto che sembrava forse quello che era il colpo di grazia per una stagione iniziata male. Ed invece dopo qualche battuta d'arresto, che furono le prime due partite dopo il terremoto, andammo a giocare a Pistoia e ad Udine, che furono le due partite vinte perché non c'eravamo sia con la testa che fisicamente, sembrava fossero le due partite che ci avevano condannato definitivamente. Ed invece subito dopo si creò un rapporto indissolubile con la città. Ci sentivamo in dovere di dare qualcosa a questa gente che aveva sofferto tantissimo e che stava soffrendo tantissimo. E quindi ogni domenica doveva essere per loro il momento per poter ritrovare un po' di sorriso, un po' di spensieratezza. Questa fu, secondo il mio modesto parere, la benzina per una stagione che si rivelò poi esaltante. Iniziamo a far diventare il Partenio quello che era il nostro fortino. Al Partenio dovevamo trovare i punti per la salvezza e quindi per noi furono tutte partite indimenticabili. Fu una stagione bellissima. Arrivamo in fondo a conquistare una salvezza nell'ultima partita contro la Roma, giocata in casa, dove fece gol prima Falcao, e poi trovammo il pareggio noi con Venturini. Quindi lunedì sarà per me un triste momento per ricordare tutta quella gente che non c'è più e che non ha avuto la forza di poter superare questo brutto periodo. Mando un grandissimo saluto a tutta la gente di Avellino, che si è dimostrata forte e coraggiosa in quei momenti di tanti anni fa, e che si ritrova ancora oggi a dover superare un problema molto difficile, che è un problema che abbiamo tutti purtroppo, ma credo che con la forza che ha quella gente troverà anche questo problema solvibile, ce la farà superare anche questo problema. Quindi un abbraccio e un saluto a tutti voi. Grazie per avermi chiamato. Ci tengo principalmente a dire due cose: che nei momenti difficili, nei momenti brutti della vita, si riesce a capire veramente l'importanza delle persone che ti circondano. Con quello che è successo a Avellino sicuramente siamo rimasti scioccati da tutto, ma abbiamo anche nello stesso tempo capito la forza delle persone che c'erano l'intorno. Anche nei momenti difficili ci sono stati tutti vicini, nei momenti difficili soprattutto per loro. Noi chiaramente come calciatori eravamo toccati marginalmente, ma abbiamo cementato ancora di più il nostro rapporto col territorio, abbiamo capito l'importanza delle persone che appartengono a quel territorio e la vicinanza soprattutto di persone in grossa difficoltà che ci sono stati amici. Questa è stata sicuramente la chiave di volta che ci ha fatto capire che nella vita tutto è possibile. E da lì abbiamo deciso tutti assieme di incementare ancora di più il gruppo, perché dovevamo sicuramente dare soddisfazione alla città con una salvezza ritenuta da tutti all'inizio difficile. Quindi questo è il ringraziamento che io intendo dedicare a tutti gli abitanti dell'Irpinia, che pur essendo piemontese mi sento particolarmente legato a quel territorio. Grazie a tutti per esserci stati vicini. Grazie. Un saluto a tutti voi da Guido Golotti. Non è facile ricordare quei momenti difficili per quello che è successo, però il ricordo di aver fatto parte di una grande squadra che ha fatto in quel momento una grandissima impresa. Di nuovo un abbraccio e un saluto a tutti. Possiamo dire una giornata, un ricordo amaro, un ricordo triste, ma è lo stesso momento, è un ricordo in cui non dà la soddisfazione. Perché è stato un periodo bruttissimo nella nostra vita, ma che noi abbiamo capito la importanza che noi, calciatori, avevamo per quella gente, per tutta quella gente che hanno passato quel processo di un terremoto, di perdere ante querido, ma che erano orgogliosi di tutto quello che noi abbiamo fatto fino a quel momento. Eu credo que ali é stato la spinta, que era um bisogno per fare quel campeonato straordinario. Quello ci ha legato di più a questa società, di più a questa città,
di più a questa gente de Lerpinha. Io particolarmente, sendo un brasiliano, ho imparato una cosa, che l'amore, il rispetto, la fiducia noi non possiamo mai perdere, e la speranza che possiamo sempre avere la forza, la volontà per uscire di certe situazioni. Questo ho imparato con questa gente de Lerpinha, con quel momento da quel terremoto. La única coisa que eu digo, me dispiace veramente, per tudo aquilo que eu não penso, loro cari, querido, que eu não penso na vida, mas eu, naquele momento, eu imparado na coisa. Da brasileira, eu imparado que a coisa più forte na vida é a fé em Deus e na crença que nós possamos levar lontano. Com isso, meu fato imparar e vou. La gente de Irpinha, dopo de ano 23 de novembro de 1980. Graças por tudo, por voi. Ou imparado a ser um verdadeiro homem.